Allora, l'ha già detto Maurizio, iniziamo a parlare di derby d'Italia, quindi da una parte la sponda nerazzurra, dall'altra quella bianconera, perché effettivamente stiamo assistendo ad una Juventus che inizialmente forse era partita un po' col freno a mano tirato, però adesso sta iniziando a rivedere, si Ma sta tra iniziando a l'altro, una cosa rivedere curiosa, ne parlavo un po' di prima gioco, con ecco. Michele, ma l'avrà notato certamente anche Marcello dal Marcello. suo sgabuzzino. I risultati sono molto Sì. simili. Cioè, l'Inter con chi ha Esplode adesso, perso dei punti? Li ha Marcello. persi col Col Sassuolo Bologna. Col e ha Bologna, il pareggiato col pareggio, Bologna, sì. che sono esattamente le partite che ha perso Ma quello che i punti che ha perso però la quello che Juventus. differenzia l'Inter dalla Juventus è la, diciamo, espressione di gioco. L'espressione di gioco, ma l'espressione Anche di i gol gioco fatti, i gol è. subiti no, perché i gol subiti la Juve e l'Inter hanno tutte e due 7 clean sheet su 10, la Juve 6 gol subiti e l'Inter 5, mentre a livello di occasioni gol, di gol fatti, non c'è paragone a favore dell'Inter. Però c'è da dire che la Juventus oggi è ridotta ai minimi termini, quindi è un grande merito essere lì. In un momento in cui ha avuto Vlahovic e Chiesa fuori, Fagioli e Bravissimo. Pogba fuori, Danilo e Alessandro Ancora fuori. adesso Vlahovic, ancora adesso Cioè, Vlahovic, la non è mia che funziona impressione è che la neanche. Juventus abbia ancora dei margini di miglioramento, perché No, sicuro ce l'ha. qualora arrivasse il sostituto di Pogba, cioè quel giocatore che Un ovviamente la centrocampista lo Juve non prende ha, quindi il sicuro, no Paolo centrocampista che Angela? arriverà Sì, sicuro, lo è prende vero che arriva sicuro. centrocampista Lo Paolo? prende sicuro, c'è un dibattito se riusciranno a prendere un esperto, Alla De faccio un Paul? esempio, alla De Paul, per O esempio, Samardzic? o alla Højbjerg, il danese del Tottenham, oppure, No, non lo perché non prendono è Højbjerg, non lo facile, perché prendono. non te li Vedrai che non lo danno in prendono. prestito, No, perché loro preferiscono prendere un giocatore, un mettere in piedi, centrocampista scusa che Marcello, faccia gol. stavo dicendo una cosa, no, oppure no, se non riescono ad andare su quei giocatori, chiudere con l'Udinese e anticipare l'arrivo di Samardzic, che non è un titolare, però comunque è un investimento, Sì, fissi loro il vogliono un prezzo. centrocampista offensivo. È un centrocampista, ma loro vogliono un Però diciamo che centrocampista, nella non vogliono un situazione mediano. Juventus c'è No. un innesto che potrebbe, diciamo, non dico cambiare la squadra, ma No, ma modificarla. non un titolarissimo per Ma la cambiare forza, la squadra, per cambiare la squadra ci vuole eh. Un Zidane, Messi, campione. Platini, per Sto cambiare la dicendo che squadra però Maradona, chi cambia la completarla squadra da con un solo? buon E qui giocatore, cioè c'è un arricchisci. margine di miglioramento. Certo, In una certo. situazione in cui già stai comunque al di là del gioco inespresso, perché il gioco. Ma questa è una costante della Juventus di Allegri. Allegri era Vabbè, criticato quando ha vinto 5 scudetti che non giocava a Maurizio, però, pallone. cioè, È una è vero, è filosofia. una Funziona, non costante, ma funziona? sì, un po' però, migliorato, però, un po' eh? migliorato ultimamente, Sì, dai. l'inizio Pure è anche migliorato, però. però ultimamente qualcosa di meglio si è visto e soprattutto io col Verona ho visto una Juve, insomma, godibile, ecco, accettabile. Prima non era neanche guardabile. Adesso col Verona però ho visto una bella squadra che ci ha provato sempre, che ha creato tante occasioni. No, Cioè, guarda. non mi è dispiaciuta Guarda che non l'ultima è Juventus, devo dirti la d'accordo. verità. No, no, Vabbè, il allora, Verona ha solo difeso. no, col Verona, allora ha ragione Marcello, Sì, col però io non Verona. sono d'accordo sul discorso di Perché hai visto il prendere. derby? No, 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 una cosa tecnica, secondo me, questo è il mio pensiero, chiaramente. La Juve non può permettersi di non prendere un giocatore titolare in mezzo al campo, perché No, no, questo sicuro, anche col Verona, per Si è esempio, visto che le manca. occasioni che hanno avuto gli attaccanti, specialmente Ken, le hanno avute solo o Chiesa, perché prendevano la palla in mezzo al campo e creavano da soli. Cioè, i centrocampisti col Sì, Verona non c'era. non si sono visti. Sì, però Da una parte c'era Giacomo. Non arrivava palla agli attaccanti dal Locatelli, non centrocampo. pervenuto, Rabiot. Cioè, se tu giochi con questo centrocampo, secondo me devi sperare che da adesso alla fine, perché la differenza la fa Vlahovic, se sta bene, e Chiesa. Secondo me Ecco. Chiesa ancora di più, però loro due non bastano per Sì, ma raggiungere hai fatto l'obiettivo. una domanda che Scusa, io. no, per dire, non è Infatti. che la Juve non può permettersi, la Juve ha un rigido bilancio da rispettare e quindi può fare un prestito oneroso massimo da 3 milioni, 4 milioni con un obbligo. Quindi chi è che ti dà un titolare a gennaio
per fare sta roba qua. No, chi cioè, è non lo so, però se no prendi, ma perdonatemi, cioè, se prendo una riserva di Locatelli, come a cosa mi serve spendere dei soldi per una riserva? Come si troverà in campionato. Scusa Marcello, adesso questo è un pensiero che stiamo facendo noi, ma non di Locatelli, non so cosa farà. Delle mezze ali, loro sanno perfettamente che in mezzo al campo sono con la coperta corta. Sì, ma non cerca un play. Cerco una mezzala, Locatelli un play. Io non sto dicendo un ruolo, sto dicendo che devono prendere, secondo me, lo sanno anche loro, un titolare lì in mezzo. Che sia un play, che sia un trequartista, non lo so. Però questo centrocampo fa fatica. Non c'è tolto il centrocampo, io voglio chiedere a Marcello. L'attacco. Eccolo. Bravissima. Eh sì, perché ha parlato di Vlahovic. Oggi andiamo in grande sintonia. Sì, oggi sì. Non ci siamo messi d'accordo, ecco. Questa però è una cosa buona. Scusate. Allora, io voglio sapere da te. Tolto Chiesa, che secondo me quando sta in forma è... No, fa la differenza. Fa la differenza, sì. Questo è fa la differenza, non c'è niente da fare. Qual è l'ordine? Perché in questo momento... Vabbè, che si tratta di gerarchia. Vlahovic non è in il giocatore... Cardine di quell'attacco. Ma grazie. Prego. Ma perché volevamo fare la stessa domanda. Qual è l'ordine, quindi, secondo te, tolto Chiesa, che è indiscutibile? Ma guarda, allora, l'ordine prima di tutto lo te lo dà sempre il fatto di chi sta bene. Perché siccome la Juventus ultimamente non sono stati bene né Vlahovic, né neanche Milik, neanche Chiesa, anche Ken ha avuto dei problemi, dipendeva sempre l'ordine da chi stava bene. Chi era efficiente poteva stare in campo. È chiaro che le gerarchie sono sempre le stesse, Vlahovic e Chiesa sono davanti e Milik e Ken sono dietro. In questo momento però Vlahovic è dietro, e indietro agli altri, perché mentre Chiesa comunque, quando entra, anche col Verona è entrato, si è creato le sue occasioni, Vlahovic parte titolare, non si crea nulla. Quindi secondo me in questo momento sta meglio Ken di Vlahovic. Però come diceva Giacomo non arrivano neanche i palloni da centrocampo effettivamente. No, zero. Sì, zero. Però zero, no, ne arrivano, cosa, dai, allora arrivano. Ma dove? Ma la squadra. Ma scusami. Allora, le occasioni della Juventus, parlo del Verona, le rivediamo di nuovo. Ken ha fatto due gol. No, le occasioni della Juventus, che sono state tante col Verona, sono state create esclusivamente da un singolo, che è l'attaccante, prendeva palla, dribblava, faceva l'1-2 e andava al tiro. Non è stato l'unico, è stato Kostic, che è un esterno alto, che ha messo una palla in mezzo all'area e che la girata di sinistro è uscita sul palo lungo. Alla fine i tre centrocampisti non pervenuti col Verona, che il Verona, Marcello, il Verona era una squadra che ha pensato a difendersi, giusto? Sì, sì, certo. Perciò i centrocampisti non pervenuti. Ma se Ken fa il primo gol, finisce 3-0 quella partita. No, può finire anche 5-0. Ma il problema è che mentre facevano la cronaca, quando è finito il primo tempo, non sapevano cosa dare ai centrocampisti come voto. La stessa cosa alla fine partita. Marcello? No, io volevo parlare. Allora, prima di tutto sono d'accordo con tutta l'analisi che ha fatto finora Giacomo, io sono d'accordissimo. Però io volevo parlare di Vlahovic in questo senso, cioè proprio perché ricollegarmi a quello che dicevi tu, Giacomo. Cioè, ci sono i singoli che prendono la palla e poi loro sanno quello che devono fare e provano a fare gol. L'ha fatto Chiesa, l'ha fatto Ken. Perché non lo fa Vlahovic? Cioè Vlahovic è un giocatore da 90 milioni, 80 milioni, cioè porca miseria, cioè puoi prendere anche tu ogni tanto la palla e crearti tu l'occasione, scusate un attimo, fatemi finire il ragionamento, ma non sono tutti uguali gli attaccanti, Vlahovic è uno che va servito, scusatemi un momento, fatemi finire il ragionamento se no non chiudo. Allora, siccome manca quel centrocampista dell'ultimo passaggio, quello che detta un pochettino i tempi nella tre quarti in avanti, perché il play ce l'hai, cioè a maggior ragione io mi dico, ma scusate, è vero che manca, ma Vlahovic, visto che torniamo sempre a dire sempre la stessa cosa, cioè che Vlahovic non c'è un gioco funzionale per lui, ma come lo vuole questo gioco, come la vuole sta palla? Cioè col Verona sono state create tante occasioni
e lui non c'era mai. È vero, come vero. La vuole? È entrato in Milik, è il Milik a parte che veniva da un mal di schiena, è stato fermo parecchio. Vabbè, allora stia fuori. Tu ce l'hai con Vlahovic, però ti è antipatico. Vlahovic, se stai male, stai fuori. Ma non puoi criticare uno come Vlahovic. Secondo me ha ragione Marcello. Se io vedo la prestazione di della partita col Verona, certo che lo critico. Cioè, anche allora, Milik è entrato un quarto d'ora senza nulla da fare. Ma Milik fa la riserva, Milik stava lì a aspettare palloni che non arrivavano. Sembrava quasi Lukaku contro l'Inter. Quando è entrato Chiesa, ma anche lo stesso Milik, ragazzi, poi tutti non hanno notato il colpo di testa di Milik, che è stata una cosa pazzesca. Però si è dato da fare. Si è dato da fare che in Chiesa, quando è entrato, ha fatto il delirio. Sì, ma Chiesa è un altro Vlahovic, è rimasto fermo. E io non ho detto sembrava quasi Lukaku contro l'Inter. Ma Chiesa è un altro tipo di giocatore, insomma, è ovvio, che si piglia la palla, punta, attacca lo spazio. Però non paragoniamo Milik a Vlahovic, perché è il ferro con l'oro. Milik è una riserva, ma nessuno ha paragonato. Milik è una riserva, si sta facendo l'esempio della partita di domenica sabato quando ha giocato. Sì, però allora io sono d'accordo, ma non è che io sono d'accordo. Adesso c'è Vlahovic, è diventato in questo momento, però non è così. In questo momento ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare, però volevi dire qualcosa. Volevo solo aggiungere sul fatto che sono d'accordo quando Marcello, anche perché lui è stato sempre molto critico col Verona, si è giocato una sola porta. È vero, però il Verona dobbiamo sempre considerare, facciamo un periodo più ampio, cioè il Lecce, il Milan, l'Atalanta, il Torino stesso, tutte le ultime avversarie della Juventus, io non ho visto questo grande passo in avanti. È vero, l'Inter ha solo 25 punti rispetto ai 23 della Juve, che sono tantissimi. Io sto dicendo Juve Verona. No, ma hai ragione, però sei d'accordo con me, Marcello, uscendo da, diciamo, dalle nostre squadre che vorremmo vincessimo, io l'Inter e tu la Juventus, se tu devi vedere una partita dell'Inter, tiro palo, tiro parata del portiere, azioni ariose, tutta la squadra di partita. Poi anch'io dico che però se la Juve mi giro e sta solo a due punti è da temere, sì, però oggi facciamo due sport diversi. Giri, sta solo a due punti. Però Maurizio, se ti giri l'anno scorso ha fatto più punti dell'Inter. Gli stessi punti. Michele, scusami, ci dobbiamo fermare. Sì. Volevi però fare una domanda al volo ai nostri telespettatori? No, io volevo chiedere... Non volevi lanciare un sondaggio? Volevo chiedere il sondaggio, cioè... siccome ce lo stiamo chiedendo e stiamo raffrontando le due mentalità, no? L'abbiamo sentito adesso le pure due filosofie. La filosofia di Allegri, il cortobuso, posso dirti la vittoria, cosa però, i punti che arrivano, Maurizio, e quella ariosa, che spreca calcio. Allora, dico una cosa velocissima, Giacomo. Quello che ha detto Michele, non puoi paragonare, perché tu, ti faccio un esempio. Non li sto paragonando. No, tu esce Barella e entra Frattesi. Esatto, ma cosa, ragazzi, ma stai scherzando? C'è una differenza sostanziale. Però la domanda che faccio è diversa. Esatto. Qual è la domanda che facciamo ai nostri telespettatori? Marianna, dillo te. La domanda è: chi è più, semplicemente molto banale e molto semplice, chi è più bravo, Inzaghi o Allegri? Votate sulla nostra pagina Instagram. Ma credo noi che ci vediamo. Si divideranno pure per voi. Guarda Giacomo che sta già andando. Sono già pronto, Marcello. Marcellino, mi raccomando, vai a votare. Marcello c'ha già il pulsante sulla carta. Sì, ma ce l'aveva prima ancora che mandassimo il sondaggio. Tu sei interista. Ma guarda che ti faccio vedere una cosa che c'ho qua. Giacomo, pubblicità, a tra poco. Come l'ha presa il cambio Luis Alberto? No, perché per sapere. No, io non cadrò nel tuo trabocchetto perché io non so dove vuoi arrivare. Luis Alberto è uscito sicuramente scontento, ma non ha fatto nulla di piacevole. No. Perché la telecamera si è spostata immediatamente. Tu io so dove vuoi arrivare, ma non è così. Assolutamente. Volevo chiedere a Max, leggendo il primo cognome. Cioè lui fa i confronti perché così dice, vedi anche gli altri. Certo. No, Max, però tornando alle cose serie, non a Luis Alberto, leggi un po' il titolo. Ecco, bravo Michele, perché io invece Turam cancella Luca. Stavo arrivando proprio a quello, per Turam, stemperare un attimino. A un certo punto si diceva del Milan e del Milan e del Milan, poi se tu senti tutti anche i colleghi che seguono il Milan. No, ma è vero. No, ma l'Inter mica l'ha tolto al Milan, il Milan offriva 4,5, l'Inter ha offerto 6, più commissioni. Ma ti ha cancellato Lukaku, ma Lukaku ma il Milan ha lo stesso fatturato dell'Inter, è una scelta non voler dare 6. Oggettivamente non potevamo dare a Turam quello che quasi diamo a Leao dopo una trattativa di un anno e mezzo, capito? Non aveva, non a te aveva piace senso, questa politica?
Secondo me, per esempio, Marotta l'altro giorno c'è stata l'assemblea dei soci dell'Inter. Discutibile, ha detto, discutibile. Secondo me non si può scendere sotto un determinato tetto per il monte ingaggi se si vuole lottare per vincere. Quello dell'Inter oggi è circa 115, il Milan è sotto i 100. E allora se sì, uno comunque, ti chiede 4... scusami Borrelli, scusa sì, un attimo, dico, però il confronto tra Lukaku e Thuram non impietoso. Lo possiamo fare sulla base di questa partita, no, dai. Questa partita, cioè Thuram praticamente Lukaku non l'ha giocata. Sì, ma cioè, sono la Roma completamente è venuta diversi, a Milano per perché comunque mi ricordano della regia avuto, che due anni fa la possibilità di fare un'azione Lukaku. Cioè, quindi il confronto non si pone nemmeno, puoi dire che ha cancellato Lukaku perché non c'è stata partita tra i due. No, capito, non c'è stata ma uno partita. Ha preso 8 e l'altro proprio ha preso 4 per come è stata fatta la partita. Sì, la Roma non c'era nessuno. E che Lukaku ha un allenatore che praticamente ieri si è sostituito ai fischi. Potevano, cioè, bastava invece di portare Fischetti, Lukaku sì, è andato in difficoltà col calcio. Ma chi è stato che non si è titolare la Roma, ragazzi? Sì, ma gioca male uguale. Sì, ma gioca male, però, cioè, no, secondo me negli 11 la Roma se la gioca con chiunque, però ma gli mancano 6 titolari, ragazzi. Cioè, scusa, tutta la qualità della Roma non c'era. Dai. Persino a Roma le radio, no, anche i tifosi cominciano a capire che Mourinho fa un calcio disgustoso, cioè ieri ha messo due pullman davanti. Sì, poi quando gli porterà l'Europa League cambierà. E comunque, visto che la vuoi buttare in banalità sempre, ti ricordo, ti ricordo che i giocatori che c'erano ieri nella Roma. Ma che mai sei giocatore titolare? È oggettiva la cosa, non è banalità. A parte che se uno vede le partite anche con i titolari gioca sempre così o quasi. No, ma se quella la Roma l'ha anche la cosa dell'Inter. Scusami, ma quelli della Roma ieri. Gli 11 della Roma ieri erano inferiori al Sassuolo? Cioè, no, guarda, sì, stavamo parlando guarda di il Sassuolo che ha giocato. Però Paolo, sì, inferiore al Sassuolo. Il Sassuolo ha vinto giocando a calcio. Assolutamente la Roma sì, ha cercato sì, di portare però, a casa lo 0-0. Paolo, è diverso. Paolo, l'Inter quel tipo di prestazione la fa col Benfica, la fa col Milan, la fa con la Fiorentina. No, ma io parlavo. No, vabbè, io adesso parlavo, non allargare. Dai, sto elencando partite che quest'anno. No, ma è vero. Adesso non pensare di avere la squadra perfetta. Ma non è vero, dai. Perché non è così. Non è la squadra perfetta, l'abbiamo sempre detto. No, no, ma sull'Inter niente da dire. Però dico come proposta di gioco. Oggi ci sono dei meccanismi e come si chiama il gioco, ci sono pure delle alternative da dipingere come la squadra più forte dell'universo. Io per esempio ho un'altra filosofia sull'Inter. Tu sei sicuro che l'Inter di quest'anno è tanto diversa da quella dell'anno scorso? Sì, è molto diversa. Io vedo che le prime 10 giornate l'Inter aveva perso 4 partite. Maurizio, la prima, infatti, ha 7 punti in più. No, è più forte, è più forte. La prima cosa diversa è che quest'anno ha preso 5 gol. Come le ha perse le 4 partite l'Inter lo scorso anno? Te le ricordi? Ha perso con la Roma, con la Lazio, con la papera, con una papera di Handanovic. Ha perso con l'Udinese con una papera aveva di Handanovic. Problemi difensivi. Oggi Sommer la stessa partita ti salva. No, sullo 0-0 con la Roma, ma sai perché l'anno scorso l'Inter prendeva caterve di gol fuori casa, prendeva tre gol in casa della, sì, della certo, Lazio, no, persino in Coppa Italia sì, con il Parma c'era solo l'attaccante del Parma che scartava i tre difensori sì, dell'Inter, no, effettivamente allora, e poi non problemi, erano capaci di mantenere il risultato. Comunque esatto, qui il problema non è l'Inter, il problema è la Roma e quello che ha detto Mourinho dopo la partita, no, che è una roba allucinante. Ecco, a proposito, ecco, dell'Inter, del gioco dell'Inter, cioè perché quando è giusto il processo, fa il processo alle cose che vanno male. Però possiamo pure dire, sottolineare a volte, quando uno propone un gioco divertente e anche che frutta gol. Sì, ma stiamo parlando di Mourinho adesso. No, cioè, no, però stiamo parlando di Turan, cioè, che cancella Lukaku. Sempre in Zaghi. La puoi dire continui, una cosa sull'Inter, Marcello? Però l'Inter non è Mourinho l'argomento. È però in Zaghi che proposta di gioco. È Inter-Juventus l'argomento, non è Mourinho. È Paolo che l'ha spostata su Mourinho perché c'è il Chiodovizio. No, perché no, Chiodovizio ha fatto una polemica. Mi pare che giornalisticamente non parlare di Mourinho sia un autogol. Ma stiamo parlando di Inter-Juventus. Stiamo parlando di Inter, sono diverse. Abbiamo parlato della Juventus che è una proposta di gioco, dell'Inter non abbiamo detto niente. Questo Thuram è scontato, 4 gol, 5 assist, 2 rigori procurati. Sì, io ti dico una cosa, che se al posto di Vlahovic la Juventus avesse preso veramente Lukaku quest'estate, la Juve era prima. Era davanti anche a questa splendida Inter. Io non lo so se prima, ma sono d'accordo con te che Lukaku nella Juventus mi faceva avrebbe fatto una cosa anche al Milan, ma questo anche ti dimostra un po' il giocatore. Anche arriva sempre lui, ragazzi, sempre ma scusate, state parlando di Lukaku solo della partita con l'Inter, avete visto quanti gol ha fatto da quando è alla Roma? Un gol a partita. Tra ma in senso positivo stiamo dicendo, no, sto dicendo Turan cancella Lukaku, sì,
parliamo della partita di Inter-Roma. Solo di lì, allora certo. Va bene, perché Turano ha giocato meglio, a parte il gol, ma se non avesse fatto gol, ha giocato meglio. È uno che sposta gli equilibri. Secondo me l'errore, io sono d'accordo con Marcello, è paragonare questi due giocatori. Allora puoi dire, Lukaku nella partita con l'Inter non l'ha mai strusciata. Non l'ho mai visto. Turan mai ha giocato visto, un'ottima partita in più, l'ha coronata con un gol. Però non si può fare un paragone con questi due giocatori. No, se invece valutiamo la prestazione di quella partita, no, allora ma cancella. Io però Turan me lo paragonerei più a Dzeko. Sì, anch'io. Perché a San Siro è successo ma qualcosa. C'era tutto uno stadio che era contro Lukaku. Perché Maurizio, era quello secondo che aveva lui ha delle caratteristiche ancora diverse. Che sono sue. Perché secondo me lui può fare, può giocare in contropiede. È bravo a proteggere palla, è bravo a far l'assist, almeno per quello che ci ha fatto vedere. Ed è quel giocatore che l'Inter non aveva come caratteristiche l'anno scorso. Tu era quello che veniva richiesto a Dzeko, ma che Dzeko per avanzata età, soprattutto nella velocità, ti ricordi quando dicevamo l'Inter è prevedibile? Oggettivamente, ma ragazzi, ma è banale dire che Lukaku è un giocatore impattante, soprattutto sul campionato italiano, ma secondo me non è il tema di oggi, cioè vuol dire proprio nella giornata in cui non ha toccato palla. Stiamo parlando di Lukaku, Turan, ma la celebrazione di Lukaku è così ovvia, è così banale, cioè cosa c'è abbiamo di più? Chi è che mette in dubbio? Allora ascolta, facciamo una cosa, ma chi è che mette in dubbio non leggiamo Lukaku? Più i giornali, perché tu puoi scrivere i giornali, è tutto banale, leggiamo solo Bargigia, ma di Lukaku ne parli come ha giocato dentro la contestazione e dentro un calcio di Mourinho, ma dire che è bravo, che scoperta, ma non ha avuto alla fine, cioè la sua motivazione di non andare all'Inter. Cioè, tu come la leggi questa storia? Perché alla fine lui dice che parlerà un giorno. Ma saranno affari suoi, ma chi se ne frega? Che dirà la verità che i fatti non sono andati come li abbiamo sentito. Giornalisticamente non interessa. Ma se andava la Juve, dice Marcello, la Juve fa un attenzione, Maurizio, calcio di rigore per la Lazio a 50 secondi dalla fine, minuto 94. E non lo so, rivediamolo. Però la sensazione... Dammi un attimo. Io credo che sia stato dato per un braccio. Milenkovic dice l'ho presa con la faccia. C'è una faccia vediamo rossa. Il cross, il pallone in mezzo, Vecino di testa, sì, la prende con la mano, però è attaccatissima a in faccia. No, è proprio c'ha il sai braccio che mi proprio... sembra che la prenda con il braccio. La prende col faccia. Braccio pieno, me la prende col braccio, il braccio aperto, cioè se lui anche un po' con la faccia, però non è spalla faccia. Secondo me l'ha preso spalla faccia. Allora non è rigore. Che c'è la roba rossa, c'ha una faccia rossa. Non è rigore. Se tu vedi c'è la faccia, proprio c'è la guancia rossa. Allora no, dall'ultima inquadratura è così. Vediamo, adesso Marcenaro chiaramente sta aspettando che dal VAR gli diano indicazioni. Non glielo dà. Aveva il braccio steso, poi si è toccato il braccio. Rigore, confermato. No. Allora vuol dire che non è spalla. È braccio faccia. Braccio faccia. Perché se è spalla non glielo può dare, ma se è braccio. Poi insomma, vedi Immobile. Comunque, rigore che va a battere Ciro Immobile al 95esimo. Mamma, come pesa questa palla? Può essere il rigore che decide la partita. Come pesa questa palla, ragazzi? Mamma mia, pesa tantissimo questo pallone. Può cambiare il campionato della Lazio, ma può cambiare anche la sua storia personale della Lazio, perché è chiaro che adesso un gol farebbe tutta la differenza del mondo, così come un errore. Parte Ciro Immobile con il destro, la palla in rete, vince la Lazio al 95esimo. Quanto pesava questo rigore? Immobile lo segna, esulta Sarri, esplode l'Olimpico. Ci saranno polemiche, secondo me, per questo rigore qui, dato all'ultimo secondo di recupero. Io ho visto spalla, braccio teso così, braccio faccia. Poi se in quel caso è rigore, però. E quindi rigore. Se avesse preso la spalla, certamente non lo sarebbe. Io devo dire a chi ci ascolta da casa, il mio televisore è molto lontano. Comunque beffa atroce per la Fiorentina, perché la partita era finita, mancavano 50 secondi, questa era l'ultima palla. Immobile è sommerso dagli abbracci di chiunque all'Olimpico in questo momento. Sotto la Nord maglia, sta baciando la maglia, sta dicendo insomma il gol è vostro. Chissà che non cambino nuovamente le gerarchie. Castellanos secondo me oggi ha fatto una bella partita, però ha sbagliato un gol solo davanti al portiere, e questo per una punta comunque sposta nel giudizio finale. Certo che però è vivo,
va a contrastare, va a lottare su ogni palla. Ma è finita la partita, sì, scusa. È finita, è finita. Oh, ma è finita dopo il rigore. Possiamo chiedere alla regia di mandarci la classifica sì, nuova? L'ha già mandata, la rivediamo, eccola qui. La Lazio va a 16, che vuol dire essere a 3 punti dall'Atalanta quarta. Abbiamo un cambio oggi delle gerarchie. È l'Atalanta in Champions League ad oggi, non più il Napoli. Quindi il Napoli scivola al 5° posto, la Fiorentina scivola al 6°. La Lazio è subito dietro a quota 16. Si sta compattando molto la classifica. Sì, eh? Sì, ma devo dire che la Lazio fa un salto sì, anche nei confronti della Roma nel famoso derby sì, della capitale. No? Due punti in più, però attenzione perché poi il calendario secondo me conta. Domenica prossima c'è Roma-Lecce e Bologna-Lazio. Quindi sulla carta il prossimo turno è un po' più favorevole alla Roma. Juventus, vediamo queste due partite. Fiorentina-Juventus, Atalanta-Inter, Atalanta, Milan-Udinese, quindi in lotta diciamo alta è potrebbe il Milan essere totalmente diversa la classifica in testa e anche in Champions. Anche in Champions. Quindi, no, insomma, ma anche proprio nella parte centrale, e poi nella parte della, centrale classifica. Della classifica. Allora, insomma, Maurizio, noi siamo molto, sì, insomma, si lotta, No, ma infatti lotta. È un campionato, per niente vincente. Monotono, ecco. Allora, noi andiamo in pubblicità, fra un po' torniamo. Ci entra anche il Toro, fra un sì, po' grazie Marcello. Sì, grazie. Però sei simpatico, eh? Mi mancava un po' questo tuo essere così Ma sai, insidioso nei miei confronti. Stando dentro uno sgabuzzino, le cose infatti, si vedono meglio. Sì, sì, infatti. Che peccato. Allora ti direi, vieni diverso qua. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme. Allora, poco fa vi abbiamo lanciato un sondaggio. Io sono riguardante sorpreso dal sondaggio, dai risultati. Sì, sì, assolutamente. Come no, effettivamente sì. Come mai? Sì, come non te l'aspettavo. Allora, come il sondaggio mai che abbiamo pensiamo fatto pensiamo agli eventini più determinati. Era, no, ma poi sono curiosa di sentire, Marcello. Come Allegri, no, per, allora, la domanda era: chi è più bravo tra Allegri e Inzaghi? Allora, Inzaghi 65%, Allegri 35%. Io credo che ha inciso, la colpa è di Marcello. Ecco. Io sono convinto, perché secondo me ci sono anche degli Inzaghi juventini 65. Che hanno votato contro Allegri. Ma sì, ma perché la gente guarda le partite, ma non darsi, è più bravo, non è che Allegri non è bravo, è l'espressione però di può darsi. Di io francamente mi sono astenuto a questo sondaggio. È per questo. Vedi che c'ho ragione io, che colpa perché, tua. Perché comunque anche Inzaghi, per quanto me lo dipinga Borrelli come Superman, sì, fa un bel gioco, ma secondo me non è un... Ecco, io personalmente se mi dicessero vuoi Inzaghi alla Juve... preferirei un altro. No, perché stava per andarci. Io benedico quella notte del 27 di maggio in cui Marotta insisteva cioè, con Allegri, ma Allegri ha detto no, ho dato la mia parola a Danielli un tecnico e vincente. Ha non mi convince, su alcune Marotta, volte non Marotta mi convince, anche se alla Juve obiettivamente Inzaghi. Adesso devo dire che l'Inter gioca bene, che l'Inter questo gioca bene, un buon calcio, diversi. Però lui come allenatore non mi convince granché. Certo, non è che uno dice allora ti tieni Allegri. Beh, tra Allegri e Inzaghi c'è sempre una terza via. Marcello, una terza via. A chi ti piacerebbe che venisse a allenare alla Juventus? Un nome? Puoi dire anche Allegri, se vuoi. Se vuoi. No, come? Puoi come dire anche Allegri, se certo, vuoi. Certo. Se vuoi. No, Allegri no, perché Allegri io non lo volevo già, l'Allegri bis non l'avrei mai voluto. No, è vero, io l'hai non sempre so perché, detto quello. Perché Andrea Agnelli era fissato in questa maniera su Allegri, pensava che Allegri potesse sistemare tutta la situazione. Io non l'avrei ripreso. Io personalmente penso che Conte possa ancora dare qualcosa alla Juventus, per la voglia che c'ha. Per la voglia di tornare alla Juventus. A questa Juve, Juventus o a una Juventus che però dovrebbe essere rivista? Beh, sicuramente questa Juve non è... cioè l'Inter ha un organico più forte, obiettivamente, della Juventus. Il Napoli, secondo me, ha un centrocampo che la Juventus si sogna, anche come punta lì davanti, c'è Osimhen che quando sta bene, c'è un gol a partita. Quindi questa Juve va... Ma Zidane, va Marcello, ti piacerebbe Zidane? Come? Zidane. Ma Zidane finora l'abbiamo visto soltanto al Real Madrid, eh? Vabbè, l'abbiamo visto niente. Real Madrid con tutti i fenomeni, con tutti i fenomeni. Ma non in una è una squadra semplice, dove non ci sono tutti Marcello, i fenomeni, vorrei non è vedere facile. Zidane cosa fa. No, hai ragione. Quando hai una squadra che dentro c'hai quasi tutti i fenomeni, devi solo gestirla. Però comunque a livello di gestione
non è semplice allenare queste squadre. Cioè, questo è sicuro, questo è sicuro. Poi ha vinto, poi parla per il palmarès di Zidane, cioè comunque ha vinto le Champions League con il Real Madrid, quindi non è poco, non è poca roba. No, io sono d'accordo con te. Secondo me il numero uno per la Juventus è Antonio. Sì, perché Antonio c'ha comunque il DNA bianconero, per quanto sia stato all'Inter, ma lui il DNA ce l'ha bianconero e soprattutto c'ha una gran voglia, cioè lui ha la voglia di tornare alla Juve, di mostrare di essere ancora vincente, di essere ancora bravo e soprattutto vuole vincere. Però a parte la Juve la serve voglia, uno che ricarichi in questo senso. A parte la voglia di tornare alla Juventus, perché lui è juventino giustamente perché ha fatto una vita lì, però secondo me proprio a livello di caratteristiche potrebbe essere... Per il futuro, adesso non so quanto rimarrà Allegri, sinceramente, però per il futuro della Juventus, secondo me, potrebbe essere un allenatore importante. Detto che se arriva quarta la Juve rimane, adesso già è cambiato, è pure secondo, è quasi primo. Sì, non ci sono segnali, ma non ci sono segnali. Ma invece Borrelli, al Milan come lo vedresti? Borrelli vorrebbe il rinnovo di Allegri. Milan deve fargli la squadra. Borrelli tifa per il rinnovo. Vita. Allora, però abbiamo detto che la Juve, dal punto di vista della rosa, non è così forte come la rosa dell'Inter, forse anche la rosa del Milan, quindi dicevo dire come qualità di rosa, però al di là della qualità, rosa dico il Milan, Inter Milan. E Juventus è sempre stata insomma una lotta che va anche al di fuori del campo eccetera. Voglio approfittare della presenza di Paolo perché dopo ci racconterà un po' di cose che riguardano il calciomercato. Ti risulta, come risulta a me, che c'è uno svincolato, guarda caso, del Napoli che interessa moltissimo sia all'Inter che alla Juventus? Alla Juventus non crede, da Zielinski. Sì. E all'Inter non lo so, ma è possibile. Piace. No, alla Juventus non credo, perché nel progetto della Juventus Zielinski è troppo avanti di età e guadagna troppo. 29? Lo so, però no. Non guadagna troppo, guadagna meno del peggior difensore della Juventus. Ma andrebbe da svincolato, Ah no, sì. Appunto, all'Inter potrebbe interessare solo in quel caso. Sì, sì, no, ma no, perché guarda... Perché ricordiamolo, no? Guarda, gli scade il contratto del 24. Sì, sì, è a fine contratto. Quindi già può essere trattato da gennaio. Sì, però sì. Sta trattando anche col Napoli. Sì, trattando con Napoli, però io ti dico, da quel che so la Juventus non è interessata a Zielinski. Beh, forse chi meglio di Giuntoli lo conosce, no, voglio dire, ma non è un profilo che hanno in testa. Non lo in so, questo ti momento. Risulta a te, Marcello? No. E allora vuol dire che le notizie di Paolo, quelle che ci darà dopo... Sono sbagliate. No, sono più che giuste. Tutte sbagliate. No, scherzo. Sono più che giuste, davvero. Evidentemente. Non, perché insomma, ci dirai chi interessa, a chi interessa la Juve. No, chi beh, certo. Però poi in caso il discorso di Zielinski era per quest'estate, ovviamente. Non certo. Era per adesso, mentre la Juve adesso ha la necessità del centrocampista. Di prenderla a gennaio. Quindi faremo un borsino per far vedere in questo momento come si spostano le percentuali. Poi la differenza è tra il gradimento e quello che puoi prendere, ovviamente, no? E poi lo spiegheremo. Allora, Maurizio, se sei d'accordo, io volerei prima di andare, poi abbiamo tutti i blocchi dedicati alla Moviola con Federico Bertone, però prima tornerei un attimo a parlare di Roma, perché appunto abbiamo assistito a un Mourinho veramente arrabbiato, se l'è presa con tutti, veramente con tutti quanti. È da un po' di tempo che ormai... Tranne che con se stesso se l'è presa con sì, tutti. Sì, ricordiamo che era nuovamente fuori dalla... Poi ha provocato anche la risposta della Lega. Infatti. Che ha detto Federico? Ha parlato, come diceva prima Borrelli, solamente al canale ufficiale della Roma e ha rilasciato uno sfogo, insomma. Intanto se l'è presa con la Lega Calcio per la scelta di far giocare questa partita domenica alle 18, quando la Roma aveva giocato in Europa League giovedì sera, dicendo... siamo venuti qui senza metà squadra, anche con un altro regalo della Lega di Serie A. Perché non si può giocare lunedì ma domenica? I ragazzi sono stati bravi nel loro atteggiamento, per questo sono triste, meritavano di più. E poi è andato diretto sull'arbitro Maresca, dicendo sembravano ammonizioni per giocatori scelti. Si riferisce alle ammonizioni dei suoi giocatori, i due difensori centrali, Mancini e Ndicka, i giocatori di centrocampo più posizionali, Cristante e Paredes. Loro al primo giallo hanno cambiato subito Pavard, noi invece non possiamo farlo. Quindi insomma, poi ha anche aggiunto, mi dispiace, anche perché non c'è tanto rispetto per i miei giocatori, perché l'atteggiamento dell'arbitro subito con Ndicka e Mancini dimostra tutto. Oggi però è arrivata la risposta della Lega.
perché la Lega si è sentita insomma toccata nel vivo sul discorso calendario, perché non si è giocato lunedì, si è giocato domenica. Gli ha risposto l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, dicendo: le polemiche di Mourinho lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi. Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il classico sabato alle 4 di pomeriggio. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio. Una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco. Poi aggiungo io, questo lui non l'ha detto, in realtà la Lega non ha potere assoluto sulla collocazione delle partite. Ci sono dei big match che vengono scelti e spartiti tra DAZN e Sky. DAZN e Sky, come sapete, ormai insomma sono 3 anni che è così, hanno degli orari specifici. Quindi la domenica alle 6 e la domenica alle 20:45 sono solo di DAZN, mentre il lunedì sera c'è anche Sky. Quindi Inter-Roma doveva essere solo di DAZN, non poteva essere di lunedì. Ma questo secondo me Mourinho lo sa perfettamente. Ci sta quello che dice De Siervo, è un po' cercare l'alibi, no, in questo caso. Sì, secondo me non doveva neanche abbassarsi De Siervo a rispondere a Mourinho, perché veramente sono due profili. Cioè Mourinho oramai è un bullo da strada che non guarda in faccia nessuno, provoca, accusa, espone la gente al pubblico ludibrio, l'ha fatto anche con i suoi giocatori, no, per coprire le sue cose. Poi voglio dire, e quindi la roba dell'orario, serio, Paolo, aspetta, la roba dell'orario serio è stato sistemato, no? Intanto la società gli ha vietato di fare critiche dopo 2 anni e mezzo al club, e vedi che non dice più nulla sulla società. Però Tiago Pinto si è murignizzato prima della partita, ha sbagliato perché non è Mourinho e non lo sa fare le dichiarazioni provocatorie, perché se l'è presa con Ausilio e Marotta che non avevano detto niente su Lukaku. No, Tiago Pinto ha fatto delle dichiarazioni, poi infatti ha cambiato folli prima, dicendo, della partita, proprio subito dicendo prima, che c'era gente accusando i dirigenti dell'Inter senza nominare, che istigavano all'odio, che non era vero, cioè, ma che poi ovviamente assolutamente no, e poi comunque era una cosa che doveva restare tra i confini dei tifosi, no? Certo. Non mettere in mezzo i dirigenti. Poi quando parla di ammonizioni è patetico Mourinho, perché Paredes doveva essere espulso. Dopo le vedremo tutte adesso quante. Lo vediamo, vedremo Paredes tutte. Doveva essere espulso, doppio, ma secondo me non ci crede più nemmeno lui. Anche Çalhanoğlu, ma secondo me anche Çalhanoğlu, no, è un intervento che no, ma vabbè, facciamo così, ragazzi, ma come, allora torniamo proprio, allora, con la moviola, invece di discutere di cose, ma non si fa dare ragione a Mourinho, lo vediamo subito dopo Federico, esatto, subito dopo. Ben ritrovati amici di 7 Gold. Allora, ho cambiato per l'ennesima volta il mio compagno e a questo giro tocca Paolo Bargigio. In questi tempi si cambiano troppo facilmente, vero? I compagni. Sì, però va bene, dai, questa volta... Ci facciamo un appello, bravo. Sì, no, non continuate a cambiare compagni e compagne. No, però stasera si può fare, dai, al posto di Maurizio. Ecco, ascolta. Sì. Prima che incominci tu, io ti faccio una domanda, e stranamente sì, te la faccio sulla Juve, cosa che... È seria però, è di mercato, no? È seria. Sì, no, è seria. No, volevo chiederti qual è il progetto della Juventus a proposito di Suale, dato che adesso lo stiamo vedendo col Frosinone, ieri ha fatto doppietta e tutto quanto, quindi è una Juve che punterà su questo giovane o... Com'è il futuro? Bella domanda. Meno male. Ho chiesto a chi di dovere proprio oggi, venendo qua, perché comunque è un tema, e praticamente alla Juve... non hanno preso una decisione, nel senso che vedranno che stagione farà e poi decideranno se metterlo sul mercato, vedranno anche che quotazione, io ho chiesto ma che quotazione può avere adesso, e non mi è stata data una risposta, perché chiaramente il giocatore è in continua crescita e c'è tutto un campionato davanti, poi la Juve quindi deciderà se lo terrà oppure comunque... In un contesto di ristrutturazione finanziaria ci può stare anche che da questo giocatore possa fare parecchi soldi, quindi è ancora un punto interrogativo. Io credo che comunque non resterà dov'è adesso al Frosinone, perché in ogni caso non penso che il Frosinone abbia anche la volontà, sicuramente, ma la forza economica di poter acquistare su lei, no, che adesso è in prestito, certo, secco. Però un allenatore, ecco, che lo può valorizzare molto. Sì, però io credo e lo sta che... valorizzando. Sì, no, questo assolutamente, no, però io dico la prossima stagione, sì, no, la no, prossima stagione non credo che replicherà il Frosinone, ecco, no, bisogna solo capire se starà in rosa la Juve o verrà venduto per una cifra importante, ecco, la Juve non ha ancora deciso in questo momento. Ok,
Allora, vuoi dirci qualcosa tu a proposito di Juve, volevo... poi io ti faccio le domande che arrivano da casa. È chiaro, no, volevo anche con l'aiuto di una grafica far vedere in questo momento com'è il borsino sui centrocampisti della Juventus, eccolo qua, ed è molto fluttuante nelle quotazioni, chiaramente magari tra una settimana è diverso. Højbjerg, stiamo parlando del danese del Tottenham, in questo momento è il più alto, appena sotto c'è Samardžić che è in ascesa, sono in discesa Fabian Ruiz, De Paul e Sudakov, che è il centrocampista offensivo dello Shakhtar del 2002, ucraino. In verità è un giocatore che è giunto e gli piace tantissimo. Perché ha soltanto il 5%? Perché hanno la consapevolezza che ha un prezzo altissimo e che molto probabilmente a gennaio non sarà prestato. Perché scende De Paul rispetto a quando ne avevamo parlato anche in trasmissione con Michele l'altra volta, eccetera? Non perché non sia gradito, ma perché da dei riscontri che ho avuto anche in giornata da un agente italiano che lo rappresenta, contrariamente a quanto è stato scritto anche oggi, per esempio, su un quotidiano sportivo di Torino, non è vero che l'Atletico Madrid ha aperto al prestito, cioè l'Atletico Madrid ci sta ancora contando ed è molto molto difficile che esca dal club spagnolo. Ecco, invece comunque con Højbjerg la verità è che ci sono stati dei contatti col suo agente, per il momento è vero che il Tottenham non lo presta. Infatti c'è in grande ascesa Samardžić, perché comunque l'Udinese ha fatto sapere che se a gennaio sarà in una posizione di classifica più tranquilla e troveranno un'intesa sulla valutazione, che per adesso non c'è, perché per la Juve la valutazione complessiva è di 25 milioni, l'Udinese lo valuta 30 milioni, 25 era la quotazione per la quale l'Inter stava trattando il giocatore. Ecco, allora a gennaio si potrebbe un po' a sorpresa aprire Samardžić, che chiaramente non arriverebbe a fare il titolare, però sarebbe un'alternativa fresca e comunque poi in prospettiva un investimento, perché la Juventus lo prenderebbe in prestito ma con l'obbligo di riscatto. Ecco, prestito oneroso a poco, 3-4 milioni ma obbligo di riscatto. Ecco, quindi un investimento giovane, perché Samardžić, se non sbaglio, vado a memoria, Michele, è del 2002, no? Sì. Se non sbaglio, ecco, quindi questo è un po' il punto della Juventus. Sulla Juventus c'è da dire un'altra cosa, stavo cercando conferme, non mi sono ancora arrivate, però credo che si vada proprio verso questa soluzione, che tra pochi giorni sarà annunciato il rinnovo del contratto di Fagioli, ed è una cosa secondo me molto importante, perché comunque travolto, no, dallo scandalo scommesse con la squalifica, lui ha il contratto che scade nel 2026 e sembra c'è un accordo di massima che deve essere annunciato per un rinnovo di altri 2 anni nel 2028. Quindi danno molta fiducia a questo ragazzo, insomma. Danno fiducia, lo sostengono, non gli hanno sospeso lo stipendio, per esempio, che è anche un altro cosa che io tra l'altro condivido. Ecco, non so se a Marcello anche lui questi riscontri, soprattutto sulla cosa di Fagioli, ecco, che è una cosa che mi è arrivata in serata, però non ho ancora avuto una conferma ufficiale, ma credo si vada in quella direzione. Sai, può anche darsi che gli facciano il rinnovo per poi venderlo, come succede, potrebbe succedere per Sulè. Il discorso che hai fatto per Sulè può valere anche per Fagioli. Su Højbjerg però ti devo contraddire. Però Marcello, è difficile vendere Fagioli dopo un anno di inattività, al massimo lo vendi dopo un anno o due, non lo vendi pronti via l'anno prossimo quando non ha giocato un anno. Però sai, un conto è dire siamo tutti col ragazzo, siamo vicini al ragazzo, poi magari nelle segrete stanze non dici proprio questo, perché guarda che questa cosa è stata spiazzante, il danno che ha fatto Fagioli insieme a Pogba è incommensurabile, tant'è vero che ne abbiamo parlato anche stasera e anche noi abbiamo detto alla Juve mancano due centrocampisti a inizio della stagione, che ti manchino due centrocampisti su cui ti saresti affidato e che devi sostituire. Infatti, Marcello, è un danno che tu hai procurato, quindi poi va bene la vicinanza, tutto, però poi quando ci si riunisce all'interno della continassa poi ragionamenti se ne fanno altri. Per quanto riguarda vado un po' al di fuori di questa questione del mercato, io stiamo parlando di mercato, però. Tu hai detto spazio mercato. Non parliamo di arbitri nello spazio mercato. No, parlavo di Fagioli, io avrei sospeso lo stipendio. Questa è la mia questione personale. Però non apritemi un dibattito su sta roba, perché Paolo, risulta che è più lui che si stia proponendo alla Juve, che la Juve sia convinta di prendere lui. Chi? Højbjerg.
No, 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 no. Cioè, no, no, io so che un giocatore apprezzato, più lui, so che un giocatore che si è apprezzato con i suoi procuratori perché se ne vuole andare dal Tottenham e sa che la Juve ha bisogno di un centrocampista e poi tra l'altro, lo dicevamo forse anche in trasmissione. Facciamo vedere la grafica. Non è il non è il profilo del centrocampista che in questo momento sta cercando Giuntoli. Giuntoli cerca le mezzale, lui non è una mezzala. Lui è un mediano che però guarda che non dispiace, fidati che non dispiace, probabilmente non arriva perché il Tottenham non lo presta e lo manda a scadenza, però comunque in questo momento c'è in ascesa Summers. Io volevo chiedere a Giacomo e anche a Michele, insomma un po' per competenza, un po' per attenzione sulle cose, vabbè, Samardžić che doveva essere un giocatore dell'Inter. Giacomo, che valutazione dai? Se la Juve fa questa operazione, è una buona operazione? Vabbè, sì, sì. Mi piace molto. Giocatore che poi non lo paragono a Chiesa, però è un giocatore che può far saltare il banco, perché nell'uno contro uno ti crea superiorità numerica. Secondo me chi lo prende, se dovesse prendere la Juve, fa un affare. Michele? Sì, sì, questi sono tutti i giocatori che nella Juventus, per tornare a quello che diceva Giacomo all'inizio, possono giocare titolari con Locatelli e Rabiot. Poi Samardžić c'è più da lavorare, oggi è più trequartista che mezzala già pronta. Sì, sì, quello è però vero. È un investimento secondo me sicuro, nel senso che è un giocatore di grandissima qualità. Guarda, io aggiungo solo una cosa, Marianna, no, per dare un senso a chi ci ascolta, cioè la Juve sta cercando sostanzialmente, al di là che poi la scelta la fai su quello che ti concede il mercato alle condizioni che puoi affrontare, sì, sta cercando un centrocampista che possa giocare sia nei tre, nel 3-5-2, che nei due, in caso, perché so che stanno valutando a volte di variare e passare anche alla 4-4-2, però cioè uno che possa giocare nei tre e nei due. Paolo, però ecco, perdona, secondo me te all'inizio sul discorso di Samardžić dipende dall'Udinese, perché se parliamo a gennaio, se l'Udinese è in questa situazione, no, ma infatti l'ho detto, cioè l'Udinese non credo che lo possa mettere sul mercato. No, ma infatti l'Udinese è per quello che va aggiornato a gennaio. Se sono in una posizione di classifica più tranquilla possono valutarla, anche perché Samardžić non fa in assoluto il titolarissimo all'Udinese. Sì, però il discorso è che mi sembra di aver capito dai dirigenti dell'Udinese che comunque è un punto di riferimento per la squadra. Per soldi, sì, per anche, soldi. Ma retrocedi poi, Paolo. Cioè, sai cosa vuol dire retrocedere, no? Perdi tanti ma soldi. Ma vedi come dice, sì, però come dice Marcello, tanti soldi comunque, sì, e poi sì, lui vuole andare sì, via. No, ma hai ragione. Tu incassi tanti soldi, tu Udinese, però se retrocedi quanti ne perdi? Però c'è anche la volontà del giocatore da una parte. No, la volontà del giocatore, se io ho un contratto lo tengo, perché no, se voglio certo, salvare il concetto però è che lui comunque era già stato ceduto in estate, quindi diciamo che c'hanno un fatto accordo, arrabbiare l'Udinese anche. Sì, però poi alla fine c'hanno un accordo, se fossero tranquilli in classifica la farebbero la trattativa, anche pareti, se ci sono 5 milioni di differenza sulla valutazione. No, allora, ci sono per Paolo, caso delle guarda, domande, sì, fermarci. Esatto, così almeno lasciamo un attimino di spazio ai nostri telespettatori. Eccoci di nuovo insieme per l'ultima parte della trasmissione. Paolo, volevi aggiungere qualcosa a proposito sì, di Juve? Sì, volevo dire che proprio mentre stavamo andando in fascia volevo verificare per la cosa di Fagioli e ho avuto conferma che la Juve sta trattando questo rinnovo, ecco, quindi cioè non è ancora ufficiale, però c'è una trattativa in corso per un prolungamento fino al 2028, secondo me si va a finire lì, ecco, c'è la conferma che stanno trattando e che sono delle fasi cruciali, via. Bene, allora io ti faccio qualche domanda che arriva dai nostri telespettatori. Allora, ci scrive Raul che chiede: il Milan potrebbe comprare un attaccante di valore a gennaio, però non mi rispondere, vado avanti. Rocco da Bologna chiede se l'Inter prenderà un attaccante appunto di valore a gennaio e Francesco da Pistoia chiede novità sull'Inter per quanto riguarda la questione società. Allora, per la questione società mi faccio aiutare dal dottor Borrelli. Perfetto, per Michele. Esempio. C'è stata l'assemblea dei partiamo soci, da qua, si è collegato Zhang che ha promesso, insomma, entro fine anno dovrebbe tornare perché lì è ancora impegnato con questioni di Suning. E oggi io definirei enigmatica la situazione, nel senso che entro maggio 2024 scade il prestito. No, quindi entro quella data, ma non all'ultimo giorno, quindi diciamo presumibilmente tutti noi che seguiamo l'Inter pensiamo che tra dicembre massimo gennaio febbraio qualcosa deve succedere, cioè perché la cifra rifinanziamento è clamorosa, no? Sì, con gli interessi è 275 che sono saliti a 380 sì, 385, quindi o è una cifra spaventosa. Rifinanzia con Octree o si fa dare e Sole 24 Ore ha fatto il nome di due altri possibili finanziatori che chiuderebbero il discorso con Octree, quindi Zhang che va avanti e rimanda la questione per altri tot anni, dipende da quella l'ultima volta era triennale, oppure
in questo momento la possibilità che arrivi un'offerta che però ad oggi non risulta, non risultano due diligence in corso, ci sono stati tanti interessi arabi, fondi americani, però vere offerte che possano accontentare Zhang, cioè stiamo parlando di almeno un miliardo e quattro, sì, no, un miliardo Zhang uscirebbe con perdite rispetto ai soldi investiti finora, quindi è una situazione molto complicata, non si può escludere che arrivi un'offerta entro Natale, entro gennaio. Da quello che, dalle ultime parole di Zhang, Giacomo, la mia sensazione è che l'ultima cosa che voglia fare sia mollare l'Inter. È vero. Non so se anche la tua intenzione. Sono d'accordo con te. Anche secondo me, se lui dovesse riuscire a trovare una situazione che gli può permettere di rientrare, non dico di tutto, però comunque per un bel pezzo, a me dà l'impressione che lui ci tiene a questa squadra, ci tiene a questa società. Che in questo momento i tassi di interesse sono molto alti, quindi il 12%, cioè, che è già alto, diventerebbe ancora di più. Sì, perché sono saliti a prescindere, voglio dire, con le banche centrali. No, volevo chiedere una cosa, Paolo, per chiudere il quadro. Perché lui può essere conveniente andare avanti e perché non lo può essere? Allora, lo può essere perché l'Inter con la nuova Champions, il mondiale per club che è vicinissimo per l'Inter, certo, e il progetto stadio, il club può ancora aumentare di valore e quindi magari venderla tra due anni a una cifra superiore. Perché non è conveniente? Perché i nodi verranno al pettine lo stesso nel 2000, per esempio, 26, quando l'Inter ha rimandato dei ripianamenti grazie alla legge sul Covid, e nel 2026, che non è lontanissimo se pensiamo certo. E in quel momento ritorniamo, come nel gioco del logo, al punto di partenza. Che si fa? Si rifinanzia o poi arriva un altro... Però volevo chiedere una cosa a Maurizio, cioè, in questo senso Zhang è molto criticato, però tutto sommato, voglio dire, può essere simpatico o meno, ma ti chiedo, è un bravo dirigente, proprietario di presidente, poi non è che fa il dirigente, e voglio dire, cosa fa? All in perché non vuole cedere, cercando di ritrattare un prestito con altri interlocutori? Cioè, fa bene? Ma io su Zhang lascio sospesa, perché non so quanto sia proprio lui la testa di tutto quello che è il mondo Suning. Credo lui, che, il papà, che la testa, ecco, sia un po' il papà, un po' il Partito Comunista Cinese, perché ricordiamo che in Cina c'è una strana forma di capitalismo, no? Cioè c'è un capitalismo abbastanza, che però risponde allo Stato, che fa vita, morte e miracoli di tutto quello che è, diciamo, intervenuti 10 giorni fa in soccorso di suning.com. Sono arrivati in soccorso con un prezzo di 650 milioni. Il caso di Jack Ma invece l'hanno proprio tolto di mezzo, perché è sparito. Forse abbiamo, quindi, pochi questo minuti, non lo so. No? Sì, abbiamo pochi minuti, infatti. Però guarda, ti chiedo più che certamente ha dei dirigenti più bravi di Zhang a formare la squadra. Vabbè, no, c'erano le due risposte, no? Sì. Cioè, sugli attaccanti. Guarda, ti dico che altri telespettatori hanno citato il nome di Taremi, sia per Inter che per Milan. Allora, io voglio dire questo. C'è state anche le dichiarazioni della vice allenatore dell'Iran, che ha detto, insomma, che Taremi sta pensando di andare all'Inter. Però io, realisticamente, ho messo una percentuale ad oggi sulle possibilità di Taremi all'Inter, e secondo me non le ho messe per il Milan, ecco, io ho messo solo il 30% al contratto che scade nel 2024. Però ci sono due aspetti che mi sono stati fatti notare oggi da degli agenti. Innanzitutto, non sembrerebbe più così convinto, perché all'Inter cosa viene a fare? Fa il titolare, non ha il posto sicuro, e poi sta avendo delle offerte dall'Arabia Saudita, quindi attenzione, per quello che io ho abbassato la percentuale sull'Inter. Poi se il Porto arriva secondo nel girone, lo vendono, non lo vendono a gennaio. Esatto, quindi giustamente ho messo 30% e le ho abbassate. Sul Milan, secondo me il Milan non prenderà un attaccante, perché comunque deve farsi bastare il mercato che ha fatto. Jonathan David dell'Lille è un acquisto costosissimo, non è scadenza di contratto, scade nel 2025, vogliono 50 milioni. Il Milan, pur avendo un buon bilancio, non mi risulta che voglia fare un investimento così pesante. E su Taremi, secondo me, ha perso l'attimo quest'estate, e quindi basta, ecco, credo di aver risposto. Se non ci sono altre cose, se abbiamo tempo, non lo so.
Guarda, ci riesce a fare altri nomi per quanto riguarda sia l'attacco Inter che Milan? No, sull'attacco Inter io credo che a gennaio, se non arriva Taremi, non arriva nessuno. Secondo me ad oggi è abbastanza probabile che non arrivi loro nessuno. Loro vogliono valutare anche il ritorno di Arnautovic adesso, perché hanno ma infatti, guarda, invece sul Milan c'è da dire una cosa. Ci sono abbastanza conferme su un'offerta che hanno fatto a Juan Miranda, laterale sinistro del Real Betis Siviglia. Hanno fatto una proposta anche al Betis sui 3-4 milioni di euro perché il giocatore è scadenza. Mi risulta che ci siano buone possibilità, ho alzato 60 perché non è confermato che il Barcellona sia interessato. Lui è cresciuto nella cantera del Barcellona, però credo che oramai sia una cosa chiusa. Ecco, su Miranda l'alternativa a Theo Hernandez che manca, teniamola presente. Cercheranno un difensore centrale dopo tutti questi infortuni? Per il momento non ci sono nomi, non ci sono informazioni, però sono cose che valuteremo con i prossimi appuntamenti.